Cinque grandi scultori trentini del Novecento, Melotti, Winkler, Fozzer, De Carli, Ticò. Le loro sculture messe a confronto con le opere di alcuni dei maggiori pittori italiani presenti nelle collezioni del MART. Un curatore, Michelangelo Lupo, che ha progettato anche l'allestimento ed ecco Linguaggi plastici del XX secolo. Una mostra di altissima qualità e di grande suggestione che ci racconta tra l'altro di come la scultura si sia reinventata nel corso del secolo breve dopo una crisi che aveva fatto condividere a molti la battuta di Arturo Martini, scultura lingua morta. Divenuta poi titolo di un suo saggio. Le sculture stanno in un rapporto plastico con i dipinti scelti e ci conducono in un viaggio ideale negli atelier dei cinque scultori trentini. Visitando la mostra non si può fare a meno di riflettere sull'inestimabile valore culturale delle collezioni conservate dal MART e sul fare artistico di un secolo, il Novecento, nel quale l'Italia ha avuto un ruolo assolutamente centrale nel panorama internazionale. Benvenuti a Formart. Abbiamo chiesto a Daniela Ferrari di farci vivere in un minuto il fascino di questo percorso espositivo. È sembrato importante inserire nel programma espositivo del MART una mostra interamente dedicata alla scultura, arricchita però con opere importanti di pittura. Tutti questi artisti sono accomunati da un'attitudine plastica che è resa chiaramente evidente nelle loro opere pittoriche. È una pittura quasi scultorea in un certo senso e questo tipo di attitudine è tipica di un periodo molto preciso nella storia dell'arte italiana che è stato definito di ritorno all'ordine, inteso come ritorno alla misura, ritorno alla grande tradizione pittorica italiana, la pittura del 400. Ecco, diciamo che il capolavoro più importante dal punto di vista di questo ritorno all'ordine in mostra è il dipinto di Carlo Carrà e Le figlie di Lot del 1919. Nell'era digitale della produzione e riproduzione ossessiva delle immagini, la scultura ci appare come un'arte antica, legata a un'idea di creazione quasi ancestrale del fare con le mani. Ma cos'è oggi la scultura? Denis Isaia e Italo Bressan. La scultura ha subito nel corso del Novecento lo stesso trattamento che hanno subito altri linguaggi legati alle arti contemporanee. Però rispetto agli altri linguaggi, sto pensando soprattutto rispetto alla pittura, ha mostrato una maggiore capacità di resistenza. Per avere la disgregazione della scultura noi dobbiamo aspettare forse la seconda metà del Novecento. Prima la scultura mantiene la sua capacità rappresentativa. O dobbiamo aspettare, evidentemente, la grande esplosione di un altro linguaggio che sarà poi fondamentale nel corso del Novecento, che è quello dell'installazione, che prende ispirazione dalla scultura, ma la fa esplodere, la trasforma in ambiente, in macchina, in elemento cinetico, in luogo dell'esplosione, possiamo dire così, dell'arte. Probabilmente la scultura immaginata come oggetto ha sicuramente ancora un suo riscontro, soprattutto nell'ambito del collezionismo, ha ancora una sua forza, una sua grande capacità espressiva, ma non credo che sia lì il luogo in cui si stia giocando la partita. La scultura moderna recupera la propria dimensione attraverso un concetto del vuoto, secondo me. Un concetto dove l'elemento tridimensionale lo si ritrova nello spazio. La scultura quindi diventa spazio dentro uno spazio. Questo credo che sia uno degli elementi fondamentali della scultura cosiddetta moderna. Naturalmente un altro elemento importantissimo sono l'uso di materiali molto eterogenei. Non più i materiali classici solo del marmo, della pietra e del ferro, ma materiali naturalmente tecnologicamente avanzati, tipo le plastiche, i nuovi materiali vinilici, acrilici e tutta una serie anche di materiali poveri di recupero. Sono tutti elementi che hanno dato alla scultura moderna una nuova dimensione. Anche la puntata di oggi volge al termine. Vi lascio con Margherita De Pilati e il consiglio per una buona lettura. Arrivederci. Che cos'è la scultura? Bennett Newman, uno dei più grandi interpreti dell'espressionismo astratto, un giorno disse: la scultura è quella cosa contro cui tu vai a sbattere quando indietreggi per vedere meglio un quadro.
Era forse un'affermazione un po' provocatoria, però in effetti per molto tempo i critici si sono domandati che cosa si potesse attribuire questo termine così generico, così ampio, la scultura. Bene, l'autrice di questo libro, che si chiama Rosalind Krauss, una delle più importanti critiche statunitensi, spiega dettagliatamente, partendo da Rodin e arrivando fino alla Land Art, in questo volume che si intitola Passaggi, proprio che cos'è la scultura. Un interessante approfondimento per questa mostra.